Sai che cosa penso che non dovrei pensare? E se poi penso sono un'anima, e se ti penso tu sei un'anima. Forse questo temporale che mi porta da te, e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello, anche se ho capito che per quanto fuga torno sempre a te. Che fai rumore qui, e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore. Posso sopportare questo silenzio innaturale tra me e te. E me ne vado in giro senza parlare, senza un posto a cui arrivare. Consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare. Che mi ritrovo negli stessi posti, proprio a quei posti in cui dovevo abitare, e faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare. Ma capisco che per quanto io fugga torno sempre a te. Che fai rumore? Dovete sapere che questo meraviglioso ragazzo ha un grosso, grossissimo problema, è che non sa ancora quanto è bravo. Grazie. Sono davvero molto, molto contento di averti qui, di aver cantato questa canzone che, come ti dicevo quando ero lì, mi ha così colpito. E di cantarla insieme a te questa sera, veramente. Grazie a te, grazie dell'invito, è un onore enorme per me, io sono veramente... devi sapere, quando ti ho sentito, ho pensato, là dietro le quinte, ho fatto, ah boh, voglio Mariati, chi sta già vinciuto, già ti vedevo col premio in mano. Per me avevi già vinto, era sicuro il vincitore, ecco. Se lo dici tu... No, lo dico io, l'hanno detto poi tutti quanti, no? Non a caso hai vinto. Un altro ricordo che ho di te è quando ti ho visto... all'arena di Verona cantare questa canzone, e in quell'arena così grande e vuota, una cosa veramente faceva male a vederti. Ecco, ma tu poi cosa hai provato quando eri lì da solo? Beh, in realtà io non mi sono sentito mai solo in quell'arena lì, perché mi sentivo parte di un flusso di umanità.
sentivo che in qualche modo stavo cantando e stavo raccontando una storia che apparteneva a tanti in quel momento. Certo, no? C'era un'emozione molto forte, molto condivisa, e tutti noi volevamo un momento di liberazione, di forte liberazione, e ho avuto in qualche modo il privilegio di poter rappresentare così tante persone. E l'hai rappresentato in una maniera geniale. Allora, io siccome faccio questo di mestiere, per cui vado a informarmi, vado a leggere, vado ad ascoltare, vado a scavare, e nello scavare ho trovato una cosa molto bella che facciamo tutti quanti noi, perché tutti quanti noi facciamo sempre degli omaggi ai nostri colleghi, chi c'è ancora e chi non c'è più, che abbiamo amato. E ho scoperto un tuo tributo a questi grandi cantautori, tra i quali giganti, sicuramente, che tu hai amato come l'ho amato io. In mezzo c'è, in primis, Modugno, per esempio. Io, è stato il mio maestro. Modugno, Gino Paoli, Tenco, Lucio Dalla. Sì, era un album in cui omaggiavo i grandi della musica italiana. I giganti, e tra quei giganti c'eri anche tu, perché c'era... Che c'entro io? C'era una canzone che appartiene proprio al tuo repertorio, che... E la qui parliamo di giganti veri, io... No, parliamo di giganti veri e parliamo di giganti come Massimo. Io davvero sono emozionatissimo stasera, perché per me tu sei sempre stato un grandissimo punto di riferimento, e quando ho cantato quella canzone lì non potevo che pensare al modo in cui l'avevi cantata tu, e il confronto non regge, ovviamente. Però ci terrei tanto a farla con te, visto che tu prima mi hai fatto questo grandissimo onore di iniziare la mia canzone. Se permetti, vorrei cominciare. Iniziare tu. Sì. E voglio ricordarti una cosa che tu conoscerai sicuramente, il pubblico non sa, ma questa canzone che andiamo a cantare adesso, nel lontano 68, a Sanremo, la cantò questa cantante meravigliosa di colore, che era Dionne Warwick, che arrivò ultima. E poi invece, col tempo, gli italiani gli hanno attribuito il giusto merito, cioè che è una grandissima canzone. Anche grazie a te. No, assolutamente. È una canzone che poi sappiamo, dopo spieghiamo di cosa parla. Bene.